Arianna si è fatta il tatuaggio di Sciirini, lol. Mi sono fatto un tatuaggio proprio come Arianna. Ho fatto un cruciverba stile Ariana Grande. Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo e fantastico video. Allora, come state? Questo è un video che mi è stato pluririchiesto, che è il video in cui parlo di Ariana Grande e del suo tatuaggio. Allora, ragazzi, questo è un video che mi ha chiesto di fare, cioè non è che mi ha chiesto di fare, però mi ha suggerito di fare già lì letto una settimana fa. La cantante Ariana Grande deve aver chiesto consiglio alle persone giuste ed è venuto fuori Piccola Griglia al Carpone. Magari potrebbe essere uno spunto interessante per i tuoi video. Gente che si fa tatuaggi senza sapere che cacchio vogliono dire. Il problema è che io non l'ho fatto perché le news che parlavano di questo argomento alla fine riassumevano la storia e quindi non sapevo che cosa aggiungere di mio. Poi però mi è venuto in mente, ma c'è il web, quindi ho detto andiamo a vedere la reazione dei giapponesi a questo tatuaggio e parliamone insieme. Allora, prima di iniziare questo video volevo dirvi che sul mio secondo canale ogni tanto faccio delle live, quindi una volta a settimana possiamo trovarci e chattare insieme, penso che le farò il weekend, quindi iscrivetevi al mio altro canale che così non vi perdete nessuna delle mie live. Forse quando verrà caricato questo video ne avrò già fatta una e magari potete già andarvela a vedere. Ma bando alle ciance, lasciate un mi piace e partiamo subito! Allora, vi riassumo la situazione per chi non la conoscesse. Praticamente Ariana Grande, la famosa Ariana Grande, si è fatta sulla mano un tatuaggio con la scritta Sciirin. Sci che vorrebbe dire 7 e rin che vuol dire ruota, anello oppure anche cerchio. E lei ha pensato bene, siccome è uscita la sua nuova canzone Seven Ring, ha detto ma quasi quasi mi faccio sto bel tatuaggio che così me la tiro un po' e faccio un po' di sponsorizzazione per il mio album, perché indossare il nome del tuo album ormai ai Met Gala è da sfigati, bisogna metterselo tatuato ben bene sulla mano. La sfiga è che la scritta Sciirin in giapponese è anche un tipo di barbecue in cui si fa la carne alla griglia, quindi lei praticamente si è tatuata grigliata sulla mano. E internet ha risposto un po', insomma, sono stati un po' cattivelli su internet e quindi la ragazza, per migliorare la situazione, sapete quando si dice fai una cagata, se tu la fai diventare più grande è peggio, e invece di coprire il tatuaggio, toglierselo o tenerlo e vivere felice e contenta col tatuaggio di grigliata, perché magari, cioè, io fossi stata in lei avrei detto mi piace tanto il barbecue giapponese, me lo sono tatuato, fine, e tra l'altro anche il nome del mio album, figata, due in uno. Invece lei ha avuto la genialata di scriversi sotto il carattere di dito e poi un cuore così a caso. E adesso il tatuaggio non ha nessun significato. E quindi col fatto di sta cosa, poi col fatto che c'è stata anche questa evoluzione della news, ci sono stati sui social un sacco di gente che ha parlato di Ariana e ha detto insomma che cosa ne pensava di tutta questa faccenda, perché si sa, la gente su internet deve rigettare le sue frustrazioni, come quelle 10-20 persone che ogni tanto mi lasciano i dislike sotto i video. Comunque ragazzi, andiamo a vedere i commenti che ci sono stati sui social. Iniziamo da questo. Cosa? Non capisco questo Sciirin, cosa vuole dire? Cosa significa questo tatuaggio? Spero davvero che qualcuno possa dire ad Ariana che Seven Ring e Sciirin sono due cose completamente diverse. Ma è possibile che nessuno dello staff di Ariana non le ha detto che Sciirin è un tipo di griglia giapponese prima di tatuarselo? Ariana si è fatta il tatuaggio di Sciirin, lol. Mi sono fatto un tatuaggio proprio come Ariana. Ho fatto un cruciverba stile Ariana Grande. Ho sentito del tatuaggio di Sciirin e allora mi sono subito consultata col mio professore Google, che mi ha detto che Sciirin vuol dire 7 anelli. Se dovete farvi un tatuaggio non usate mai Google Translator, ma chiedete ai vostri amici giapponesi, o se non avete andate in un ristorante giapponese non cinese e chiedete. Comunque se andate in un ristorante cinese probabilmente volete farvi un tatuaggio con dei caratteri antichi cinesi, va comunque bene, andate sul sicuro, non andate a farvi tatuaggi a caso, vi prego ragazzi. In ogni caso io vorrei adesso spezzare una lancia a favore di Ariana Grande. Sciirin non è che sia poi completamente illogico, sapete che rinvio, ho detto prima che voglio dire anche ruota, se voi mettete ruota e un due davanti, quindi due ruote, vuol dire motocicletta oppure veicolo a due ruote. Oppure se voi prendete un 5 e mettete ring, che in questo caso vuol dire anello, vi vengono fuori 5 anelli, indovinate che cosa sono? Le Olimpiadi!
capito? Quindi non è che sia poi così sbagliato. Però a proposito di Olimpiadi, le simpatiche Olimpiadi hanno fatto un bellissimo, non so se un dissing o comunque un tweet simpatico ad Ariana Grande, dicendo: non è Shirin, è tutti i puntini. Questo ha fatto un po' incazzare dei fan. Sinceramente sono anche d'accordo che si siano incazzati, perché comunque, cioè, se è un account ufficiale e devi fare dei tweet ufficiali per un'organizzazione così importante come le Olimpiadi, cioè non andrei a twittare questa cosa, ti fa proprio sembrare cheap. Queste stupidaggini falle fare a Donald Trump, che lui è un genio. Cioè non metterti sullo stesso piano, per favore. Japan Olympic Twitter account ufficiale. Comunque vabbè, c'è stata gente che ha detto che è stata imbarazzata del fatto che l'account ufficiale delle Olimpiadi abbia scritto una cosa del genere, e altra gente che ha detto: è possibile che l'account ufficiale abbia inviato una risposta così schifosa ad Ariana? E sinceramente sono abbastanza d'accordo. Comunque ci sono stati, devo dire, un sacco di fan giapponesi che si sono, cioè comunque sono stati molto amareggiati del fatto che sia stata così derisa, perché comunque hanno detto che la gente che manco conosce Ariana Grande l'ha presa in giro per questa storia della griglia, lasciando tristi molti fan sia giapponesi che non giapponesi. Cioè noi siamo contenti del fatto che Ariana si sia fatta un tatuaggio con dei caratteri giapponesi, e il fatto che comunque questa gente la prenda per il culo, vorrebbero che prendessero più in considerazione anche le emozioni dei loro fan prima di deriderla. Ci sono stati poi altri giapponesi che sono stati un pochino più verbali e aggressivi, dicendo che probabilmente chi la sta pigliando per il culo è molto possibile che avrà delle magliette con delle lettere inglesi che hanno dei significati molto scemi in altre lingue, che tra l'altro, ragazzi, succede molto spesso. Anche quest'altro tweet ha detto che comunque la gente deride Ariana Grande per quel tatuaggio senza rendersi conto che il Giappone è pieno di magliette che dicono cose veramente sceme. Di questo ne avevo anche parlato in un video, non so se ve lo ricordate, ma vi rinfresco un po' la memoria con questo pezzo di video in cui dicevo che comunque in Giappone i giapponesi tendono a mettersi delle maglie decisamente scemi, a volte possono fare veramente di quelle gaffe che fanno da ridere addirittura in TV. Quindi, cioè, il fatto che dicano: ma possibile che Ariana non abbia avuto nessun tutor giapponese che le ha spiegato che Shirin vuol dire questo tipo di griglia? Ragazzi, in Giappone avevamo una delle idol delle Morning Musume con la scritta Troiona. Alla quinta posizione, questo non è uno scandalone, però è una cosa divertente e soprattutto una cosa bella, perché anche voi potreste avere le stesse maglie che hanno indossato questa Morning Musume tale Ai Takahashi e anche Osamu Mukai, che praticamente si sono messi rispettivamente la maglia I'm a whore e l'altra si è messa la maglia Trust me I'm an esso, e le potete trovare tutte, che le potete comprare, vi lascio i link, perché sono delle maglie secondo me imperdibili. La cosa più bella comunque tra i due era la Morning Musume, perché comunque aveva fatto uno show, cioè uno show in TV dopo, aveva fatto tipo un reportage qualcosa, e ogni volta cercavano praticamente di coprire la scritta di I'm a whore, che vuol dire, per chi non sapesse che cosa vuol dire I'm a whore, non ve lo traduco ma andatevelo a cercare, l'hanno coperta con tutte le parole possibili ed immaginabili, la riprendevano solo da qua, ma secondo me l'hanno ripresa normale. Poi però qualcuno finalmente si è accorto di cosa c'era scritto e hanno cercato di coprire il malfatto. In ogni caso, come vi ho detto prima, molte persone, io incluso, anche il mio amico giapponese, abbiamo pensato che comunque il tatuaggio originale non era poi così stupido, perché se noi guardiamo al significato proprio dei caratteri, Shirin vuol dire sette anelli. Ci sono anche molte parole che vengono usate in giapponese che derivano dall'inglese e dal francese, e le usano proprio perché pensano che sia un po' fico. Quindi, cioè, insomma, alla fine non è poi questa cosa così strana. Quante volte abbiamo visto anche scritte in italiano e cretine in giro per il mondo? Secondo me l'errore è stato poi aggiungere il carattere di UB, ossia di dito, e quel cuore assurdo, quindi perdendo qualsiasi significato personalmente. Tutta questa gente che si fa i tatuaggi in giapponese o in altre lingue, che molti di voi me lo chiedono, cerco sempre di non rispondere, perché insomma è sempre difficile. Cioè, voi pensate, farvi un tatuaggio già è una cosa molto importante, farvi un tatuaggio in un'altra lingua è una cosa ancora, cioè, più insomma impegnativa. Fare un tatuaggio in un'altra lingua che non conoscete è molto difficile riuscire a cogliere tutte le sfumature e essere sicuri al 100% di farsi un tatuaggio giusto. Quindi io sconsiglio di farlo. Cioè, se volete farvi un tatuaggio in giapponese, prima studiate il giapponese. Questa è la mia personale idea. Vabbè ragazzi, ditemi che cosa ne pensate. Se volete saperne di più sui tatuaggi in Giappone, che cosa significano e tutto quello che c'è dietro, ho già fatto un video che vi lascerò poi nelle schede finali. Vorrei concludere questo video con un pezzo di video in cui ho fatto la classifica dei tatuaggi più scemi che ho mai visto in scritte giapponesi o cinesi. Quindi buona visione, e se volete vedervi la
versione completa, poi cliccate sulle schede alla fine. Un abbraccione da Seba e noi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, vi aspetto anche con le live sul canale a cazzo, iscrivetevi anche lì, ciao! Avete mai pensato di farvi un bel tatuaggio con dei caratteri asiatici scritti sopra? Nel corso degli anni molte persone hanno fatto a Seba numerose domande, tipo come si scrive questo in giapponese / cinese, che vorrei farmi un tatuaggio? Non vorrete fare la fine di queste 6 persone selezionate per voi come i tattoo più scemi del momento, vero? In sesta posizione il calciatore Marito Umano. Al quinto posto a volevo tatuarmi il carattere di libertà, invece il mio tatuatore ha preferito optare per gratuito. Chissà se il tatuaggio era poi realmente in omaggio. Saliamo con la chicken noodle soup. Chissà se è la stessa ragazza che si è tatuata noodle sul polso. Sale sul podio porco d'oro dietro il collo, che anche se il carattere di porco è ribaltato e da quel tocco di trash in più si dovrà contare di un bronzo. Seconda a pari merito in cinese, con furore schiena carattere di verdura sopra, sguardo penetrante, probabilmente tatuato dopo essersi reso conto del significato del carattere sopra, e la ragazza non mangio carne ma mordo.